sono sui 18 anni, perché dopo 22 anni sono andato a fare il militare, avevo 18 anni. La prima cosa che mi viene in mente è che lì ho avuto un po' paura perché mi hanno preso i tedeschi, a me non zio, e qua da Marazzano venivano giù gli altri, che ora ci portano via, invece dovevamo andare a mettere a posto la strada, dovevano passare loro fino alla conca. Abbiamo fatto quel lavoro, ci hanno lasciati e noi siamo andati via. Quando sono andati via una jeep rovesciata, due tedeschi morti lì sotto, per andare su, dice a Marazzano. E mi ricordo sì, che ho fatto anche il rifugio. È la grotta dove siamo andati dentro per il passaggio del fronte, là in quel greppo grosso. C'è ancora, erano poco distante da casa. C'è il fosso e poi il rifugio. Arrivavamo nel mio rifugio, eravamo due famiglie, quegli altri erano altre due o tre famiglie di taverna e molinaio che stava lì vicino. Le bestie le avevo già portate via, perché nel rifugio qua giù con i miei sono stato poco. Sono stato lassù dove avevo le bestie, di là del cimitero, là dietro là. E dopo là, niente meno, le bestie, è arrivata una granata. Loro non sono morte, però è caduto alla capanna dove erano, sono scappate. Allora le bestie non c'erano più, dopo sono andato giù alla grotta qua giù. Perché ero andato lassù? Perché noi avevamo le mucche. Allora qua giù i tedeschi le portano via, anzi un paio che non erano nostri le hanno portate via, perché ci servivano per trasportare la roba, perché i tedeschi non avevano più niente. Mi ricordo quando sono passati i tedeschi, che sono passati una notte lì in rifugio e ci hanno detto di non dire niente, che due si erano andati a nascondere per darsi i disertori. E allora dopo, quando sono passati gli altri, abbiamo detto ci sono tedeschi qui, non li abbiamo visti. Invece la mattina arrivavano gli alleati, loro con le mani alzate si sono resi da loro. Lì avevamo un pagliaio, hanno portato tre morti lì seduti dietro quel pagliaio. Poi dopo uno che aveva dei gradi, sono venuto a prenderlo, quegli altri li abbiamo sepolti nella terra noi. Io un molinaio, siamo andati in fondo, dopo un po' li hanno portati via. Eccolo mio. Le granate, era tutta una buca, le case le avevano da una parte bucate tutte, tutte rotte. Non avevamo niente da mangiare, più niente. Infatti eravamo nelle grotte, il fuoco lo dovevamo accendere, quello niente, c'erano i bambini piccolini. Dopo gli inglesi, quando sono arrivati, dopo ha cambiato un po' di tutto. Dopo avevano anche i greci con loro, con dei muli che sono venuti giù a casa, avevano degli olivi, hanno tirato una corda, questi muli hanno mangiato tutta la parte degli olivi. Dopo li hanno legati e li hanno mandati a infilare delle viti, più delinquenti dei tedeschi. Oh, la paura quando sei giovane se ne è poca, non è che avevo molto paura io, avevano più paura i genitori, uno quando è giovane pensa poco. Cos'è la guerra è così, caro mio, la guerra è un disastro perché butta giù le case, ammazza le persone, e cosa fa la guerra? La guerra fa quel lavoro. Thank you.